Ben tornati amici dell'Industria Relativo, siamo in compagnia di Donato di Vigne Mastro Domenico, Basilicata, terra dell'Aglianico, terra dell'Aglianico del Vulture. E Donato è un vignaiolo indipendente che trasforma il suo Aglianico con grande passione e grande entusiasmo. Stiamo finendo di degustare un Aglianico appassito sulle piante. Il modo in cui questo Aglianico appassisce ce lo darà Domenico adesso molto più dettagliatamente di me. È un Aglianico che presenta sicuramente delle caratterizzanti e caratteristiche note varietali del vitigno, ma che finisce con, oltre che una astringenza tannica, perché l'uva non passisce così tanto come potete voi per esempio immaginare, con una gradevole retrolfattiva di pesca a polpa gialla e, come ci diceva Donato, anche con un finale leggermente amarognolo. Ma io lascio la parola a Donato che ci racconterà qualcosa in più dell'azienda e del vino. Ma diciamo che la produzione di questo passito nasce per caso, perché durante il periodo di vendemmia, sì, qualche volta si dimentica di vendemmiare qualche filare, per mezzo filare eccetera, e ci siamo accorti che l'uva che non era stata vendemmiata, col passare del tempo migliorava in alcune qualità, in alcune espressioni che meglio identificavano il territorio dove noi ci troviamo, che è un territorio di origine vulcanica, dove la mineralità del prodotto si sente, dove i profumi sono forti, e quindi ci siamo così impegnati nell'anno successivo a produrre queste uve in maniera, diciamo, più normale come tutte le altre, nel senso che le facevamo appassire sulla pianta e questo ci consentiva di avere un prodotto che era protetto un po' di più, perché noi provvedevamo a potare, a fare una potatura in anticipo sulla vigna, che una volta messa separata dalla pianta madre appassiva sulla pianta. Però si rischiava anche di perdere il prodotto per le intemperie eccetera, perché essendo l'Aglianico un'uva di quarta epoca matura dopo tutte le altre epoche, e quindi le nebbie, le piogge potevano anche soggetto alle intemperie, quindi diciamo. Potevano anche compromettere. E allora io mi sono chiesto, per una certa filosofia, io che non ho vizio, il vignaiolo sta sempre nella vita, può rischiare 1.500 euro, 2.000 euro, visto che ho una superficie di 8 ettari, per produrre un prodotto diverso? Assolutamente sì, e il prodotto è questo che è uscito fuori qui, che è un prodotto sicuramente piacevole, gradevole, un passito proveniente da un vitigno, da uve rosse, che generalmente non si trova nel mercato. Se passate dalle parti di Donato in Basilicata, andatelo a trovare e assaggerete dei prodotti fatti con della passione e quindi della qualità. Il nome che gli abbiamo dato è passito. Ecco il nome. Questo è un altro punto importante, essendo così maturato con la massima naturalezza, e l'abbiamo chiamato vino offerto a Dio, che in aramaico si scrive Shekar. Okay. Dopo questa, diciamo, fantastica anche, diciamo, racconto, narrazione storico-religiosa, diciamo così, salutiamo Donato e lo ringraziamo per averci ospitato. Io vi ringrazio. Grazie mille. Vi auguro tante cose. Buon lavoro. Grazie.